Anteprima Montepulciano d'Abruzzo a Milano e anche la straordinaria opportunità per lanciare Abruzzo Wine Tour, ovvero proposte di viaggio nei luoghi del vino. Un invito a visitare non solo le realtà produttive della nostra regione, ma anche luoghi e paesaggi che nulla hanno da invidiare a località più blasonate. Un'occasione dunque di promuovere attraverso l'eccellenza vino le peculiarità e le bellezze d'Abruzzo. Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, ha ribadito lo sforzo dei consociati per lo sviluppo del sistema vinicolo regionale, sottolineando l'importanza di una promozione e di una comunicazione lungimiranti. Ama Montepulciano, forse si incammina su un percorso che è quello di cui hanno bisogno le aziende abruzzesi. Ama non deve e doveva essere un momento di incontri o di goliardia solo per gli abruzzesi. Ama, per cui alle aziende si chiede un impegno non solo in risorse umane ma anche economiche, di fare la sua missione. La sua missione è quella di far conoscere i vini d'Abruzzo nel mondo, quindi Ama deve esteriorizzarsi, deve andare nel mondo e nei mercati a misurarsi con i competitor. Allora, se oggi in una difficoltà economica generale il mondo del vino, che se ne dica, non è vero che gode di grandi risultati economici, ma annaspe, ha delle difficoltà, e se tutto questo rimane in piedi dovuto allo spirito di sacrificio del contadino vero che va ancora con grande difficoltà a coltivare i terreni meno più vocati ma meno facili, e quindi allora tutto questo ci deve portare a capire che se abbiamo da spendere dei quattrini dobbiamo spendere con almeno una grossa possibilità di ritorno da qui a qualche giorno. Infatti lei ha parlato proprio questo nel suo intervento, proprio che le scarse risorse devono comunque far sì che si obiettivizzi e si capitalizzi anche un progetti di comunicazione che devono essere mirati. Beh sì, oggi io faccio una differenza, forse è ancora difficile da capire questo concetto tra la pubblicità e la informazione e comunicazione. Noi non abbiamo più bisogno di fare pubblicità, abbiamo bisogno di fare formazione degli imprenditori e delle maestranze che poi prendono la valigetta e vanno fuori a vendere, delle imprese, dei commerciali, e fare comunicazione di quello che abbiamo raggiunto, la qualità del prodotto ormai non è più discutibile, ma di quello che questo territorio può dare a un buon vino in più rispetto a quello che un buon vino australiano può avere, perché per me il vino si fa e non si fabbrica. Anche Fabrizio Montepara, vicepresidente Città del Vino, è convinto che l'Expo rappresenti un'eccezionale vetrina per l'Abruzzo e i suoi vini. Da tenere conto che quest'anno per l'Expo, per la prima volta, c'è un padiglione dedicato interamente al vino, e quindi questa presentazione a Milano sta a rafforzare e confermare come ormai il vitigno Montepulciano e l'opera dei nostri viticoltori abruzzesi ha raggiunto dei livelli massimi, che sicuramente sta confermando quello che di buono, nonostante il trend negativo e economico, come ricordava lei. Invece ecco, il vino sta andando avanti e il Montepulciano è un protagonista assoluto su questa scena della vendita, quindi a livello economico per i nostri viticoltori. Mi auguro che anche le istituzioni, le regioni, i comuni siano vicini a questo momento così difficile, perché valorizzare il territorio, promuovere il territorio è quel valore aggiunto che fa del Montepulciano e dell'Abruzzo qualcosa di unico, che ricordiamolo, l'Abruzzo è la regione che in poco tempo riesce a coprire il mare e la montagna passando da una collina bellissima che non ha nulla che da invidiare alle zone del Prosecco, dell'Anche, che hanno ricevuto ecco, il premio e il riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO, per cui le colline abruzzesi possono sicuramente lavorare perché un domani anche loro possono avere questo riconoscimento a livello mondiale.